Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. E visto che ogni tanto ci sono dei game che mi regalano qualche soddisfazione perché dall'altra parte c'è chi si diverte a rage quittare, lo voglio commentare questo video. Allora, quindi sono contro un elfo, guadi 6.000 punti MMR e siamo su Turtle Rock, penso. E allora, io di fondo non mi piace neanche espandere, lo faccio, ultimamente lo sto facendo contro umani perché l'espansione in umani contro umani nel mirror oggettivamente ci vuole, però contro elfi di solito non lo faccio. Allora, ricordatevi qualora è possibile di bloccare sempre la base, questo è quello che vedo io. E va bene, eroe, rally point subito in un punto in cui quando poi andrò a bloccare la base siamo sicuri che passando il rally point qui l'eroe non rimanga all'interno. Allora, in questa mappa questo creep qui è sicuramente molto interessante da fare nell'early game. Lui in questo momento, ecco, sta arrivando adesso a scoutare, sa dove mi trovo, però secondo me vale la pena correre il rischio. Ok, vale la pena correre il rischio, infatti mi metto subito a fare questo creep qui. Se magari c'avevo già l'eroe attaccato non l'avrei fatto, però insomma, le tempistiche sono quelle. Di solito se l'eroe arriva, arriva quando sei già a metà creep. Quindi, come ho detto, secondo me il gioco valeva la candela. Si prende quasi livello 2 e di solito un oggettino carino, in questo caso un po' più di attacco. Allora, come vedete, io vado per tier 2, in questo caso, cioè una tech veloce, e poi metto in produzione una fucina per poter fare gli archibugieri e una segheria per poter estrarre più velocemente il legno, e qua arriva il blocco. Quindi ecco perché vi dicevo è importante poi mettere il rally point dell'altare. In questo punto, se poi l'eroe viene male bloccato nelle prime fasi, sono dolori perché dovete andare a utilizzare un teletrasporto oppure aspettare che vengano distrutti l'albero o addirittura distruggono la fattoria. Allora, qui anche a dimostrazione poi insomma di quello che dirà il mio avversario dicendo che sono un mappac, come potete vedere non so neanche dov'è. Pensavo che fosse in questa zona, in realtà quando arrivo trovo una sorpresa perché oggettivamente lui qui in questa posizione non c'è. Quindi devo tornare da quest'altra parte. Lui arriva, come vedete non ho neanche bisogno della torre perché comunque sia la base è bloccata totalmente. Io so che lui è fuori posizione, quindi lo posso andare ad attaccare. E ho solo tre fanti, però sono più che sufficienti per infastidirlo un pochino, no? Per dargli qualche colpetto. Lui qua perde soltanto un fuoco fatuo e niente. Addirittura è costretto utilizzare un teletrasporto, chissà dov'era. Qua faccio un giro un po' particolare, ma perché lo volevo allontanare. Lo volevo allontanare da questa parte qui, che è quella dove lui poi dovrà andare a fare i creep. Allora, qui io ho fatto una fast attack a livello 2, no? Vi faccio capire come ragiono io. Quindi lui sicuramente, questa è la prima volta che rivedo il replay, non può essere tanto più veloce di me. Infatti, eccola qua, l'albero della vita, cioè il suo tier 2, ancora è a metà costruzione. Io invece sono già a buon punto, quindi a questo momento io ho la naga. Perché la naga e non il Mountain King? Se ci fosse stato forse il custode del bosco che avrebbe preferito il Mountain King, con il Damonante si fa la naga, perché rallenta, è fortissima la naga. Allora, a questo punto si va a caccia. Sappiamo che lui, bene o male, qualche cosa aveva fatto, quindi secondo me lui o si trovava in questo punto, ma sicuramente l'ha fatto, o in questo punto, o in questo punto qui. Cioè da qui ci sono passato io, non può essere in questa zona della mappa, e con la naga ho un vantaggio enorme. Quindi a questo punto si va a caccia. Si va a caccia in queste tre possibili zone. Allora, la mia idea era andare direttamente qui, come vedete, però poi vedo l'arciere e ovviamente so dov'è. E qua, per me è una festa, no? Perché qua si inizia a tirare giù i primi arcieri. Lui scappa, ovviamente. Ricerca completa. Lavoro finito. E qua si va a focussare un bel po' di roba, e questo è stato il primo bel colpo. A questo punto lui è anche un pochino indietro. Ecco, vedi qua è il momento in cui inizia ad insultarmi un pochino. C'è poco da insultare, non ci vuole una chissà quale laurea per capire che sta dov'eri e cosa stavi facendo, insomma. Cioè le opzioni possibili erano tre. Nel momento in cui arrivi qui, come vedete, una delle due, infatti l'abbiamo subito sgamato. Qua semplicemente si sfrutta un vantaggio di tech.
Allora, qua ovviamente lui arriva, pensavo di riuscire a farlo un pochino più velocemente, invece non ci riesco, infatti qua perderò. Questo è stato uno forse dei primi errori che ho fatto in questa partita, dove vado a perdere, devo dire, un archibugiari. Archibugiari non sono unità che si possono perdere. Comunque, stiamo già andando su tier 3. Sto finendo un saltatore arcano, in realtà ancora ci metto un po'. Qua ovviamente continuo a venire su tutti voi, mi raccomando, quando giocate non fate così, sennò veramente non fate delle figuracce, no, nei confronti di quell'altro che insomma capiscono la vostra caratura. Quindi cercate sempre di comportarvi in modo onesto. Allora, io qua giustamente quando fanno così a volte qualcuno lo fa anche per, come si dice, deconcentrarvi, no? Quindi anziché stare in silenzio, ogni tanto rispondo, ma in questo caso non sono un mappaker, no? In modo tale che anche lui magari si innervosisce e continua a scrivere qualche cosa. Allora, qua riarriva l'archibugiere. Io, come vedete, vado dalla parte opposta della mappa a fare un po' di esperienza, perché lui, secondo me lui è in questa zona qui in questo momento. Vediamo un po'. No, in realtà lui era qui. Quindi avrei anche sbagliato. Io pensavo che grosso modo poteva stare in questa zona qui. Quindi mi sposto un pochino. Va bene. Eccomi qua, comunque sia questo creep me lo lascia libero, quindi andiamo là. Allora, ecco eccoci qua di nuovo. Scusate, mi sono un attimo interrotto. Qua ovviamente questo è sempre un buon creep da fare. In attesa che arriviamo a tier 3, che arrivi il paladino, si cerca di livellare i nostri eroi. I fanti poi, ahimè, sono unità che dovranno essere riciclate nel late game. Qua, molto bravo, lui insomma si tiene questo fuoco fatuo Lavoro per finito. evitare Potenziamento di avere brutte online. sorprese, no? Che magari qua qualcuno ci possa mettere un'espansione. Il tier 3 viene finito, quindi a breve farò il paladino. La mia idea era di fare questo creep qui, però lui a questo punto mi ha visto. C'è il rischio, ecco, vedete, che lui vada proprio lì. Forze sono sotto attacco. Qua l'ho pensata bene, vedete, non è che non ci vuole un. Cioè, bisogna ragionare sulle cose, no? Non bisogna essere dei mappaker per capire quello che succederà. Cioè, se lui mi ha visto andare in un creep e poi gli faccio esattamente quel creep, gli faccio un favore. Quindi è bene spostarsi e fare qualcos'altro. Cioè, metteteci sempre la logica dietro, ok? Cercate di ragionare. Cioè, mettetevi al posto dell'avversario e cercate di ragionare su cosa fareste al posto suo. A questo punto ha senso fare questo creep, no? Ha molto più senso. Uno, perché sono più forte. Due, perché sta arrivando anche il paladino. Lui dov'è in questo momento, tra le altre cose? Lui non è ancora abbastanza forte per fare questo creep. Ok, bene. Io, come vedete, in questo momento ho raggiunto i 50 di cibo. E quando si raggiungono i 50 di cibo bisogna sempre prendere una decisione, secondo me. Rimango a 50 o sforo e mi becco le tasse? Sono delle scelte che si possono fare in certi momenti della partita. È per questo che dico poi che Warcraft 3 è molto complesso, no? Ad esempio, in questo momento della partita posso permettermi di prendere un bastone del santuario. Perché? Perché ancora magari non avevo intaccato le tasse, quindi l'estrazione dei soldi è buona in questo momento. E mi prendo a questo punto anche il globo del fuoco e a questo punto bisogna far livellare il paladino. C'è poco da fare. Beh, gli oggetti ovviamente vengono dati all'arcimago, che è l'ultima la colonna portante, diciamo, di questo esercito, l'ultima unità nelle retrovie, chiamiamola così. E qui sono molto vicino alla base, quindi è un creep. Allora, perché si fa questo creep? Per far livellare il paladino? Perché sono molto vicino alla base. Se l'avversario arriva, faccio in tempo a scappare senza bisogno di utilizzare direttamente il teletrasporto. È un creep semplice, di media potenza e non un creep rosso. Eccolo qua. Quindi il paladino si fa il suo bel creep. Lui chissà dove sta. Ecco, lui è qui che si sta facendo il creep rosso. Se l'è fatto. E in questo momento della partita, se perdete un fante, non è un problema. Vedete, io qua ho perso un fante, ma ho subito messo in produzione un sacerdote. Quindi non è un problema. Ok?
Qua ovviamente si allontanano gli eroi per permettere proprio appunto al paladino di prendere il livello 2. Nel momento in cui il paladino arriva a livello 2 e ho 50 di cibo, io devo andare a cercare l'ingaggio, non ha più senso che io aspetto. La mia idea era di andare ad attaccare se non fosse che lo trovo che sta facendo il creep. Quindi, qua devo dire, ha fatto un errore lui, io semplicemente lo volevo attaccare in base, qui di nuovo pensa che mi vuole innervosire dicendo che sono un pack. Cioè, ripetisco, la figura ce la fa lui. Allora, e a questo punto però io capisco anche due cose, un po' che lui ha paura di me perché si è scappato, segno che sono messo abbastanza bene, e lui è completamente fuori posizione, l'ultima volta che l'abbiamo visto era qui. Lui che cosa può aver fatto? O può andare qui a fare questo creep, oppure può fare un giro lungo per arrivare, per tornare in base, vediamo dove sta. Ah no, lui addirittura è qui perché probabilmente pensava che c'aveva una seconda base, cosa che in realtà non ho. Meglio per me, no? Perché io in questo momento continuo a fare creep. Di nuovo allontano sia la naga sia l'arcimago per permettere al paladino di avere più velocemente possibile il livello 3. Il livello 3 del paladino mi garantisce parecchia cura sui miei eroi. Eccolo qua, questo è il momento in cui decido di iniziare a intaccare i 50 di cibo. Ho bisogno di un'armata più grossa e poi a breve ci sarà uno scontro, quindi qualcuno cadrà, quindi è bene già iniziare a rimpiazzare. Io ovviamente attacco, erano le mie intenzioni fin da prima, poi mi ha fatto quel bel regalo, insomma, che l'avevo visto, lui era già in base. Eccolo qua, quindi non si attacca un elfo, cioè di solito non conviene non attaccare un elfo della notte durante la notte, no? Perché insomma ha dei vantaggi, certe unità possono diventare invisibili, altre si possono curare più facilmente grazie ai pozzi. Io è in base, semplicemente me ne vado, ok? Mandiamo questo bracciante in versione miliziana a scoutare, tanto di legno ne ho tanto. Vediamo un po', qui non mi ricordo perché poi, ok, qua non c'è nulla, però insomma lo possiamo lasciare lì. Ok, qua ovviamente sì, pensavo che avesse fatto questo creep, in realtà non l'ha fatto, per me è un bel regalo perché questo creep mi garantisce il paladino di livello 3. Come vedete da questo momento in poi io sto continuando a produrre, nel limite ovviamente del mio denaro, sto continuando a produrre unità. Poi qua, come vedete, ho fatto anche il fuoco interiore che è molto molto forte. Ricordatevi anche qua gli upgrade, qua per il momento soltanto un upgrade, però insomma, non male. Questa è una bella armata. Veramente una bella armata perché gli archibugieri offrono tanto danno, Naga e Arcimago nelle retrovie fanno un sacco di danno. Poi non capisco perché quando faccio vedere i replay l'Arcimago mi si trasforma nella sua versione classica e non nella versione con Jaina. Qua abbiamo lui in questo punto, quindi io so che lui lì la base non ce l'ha, poco male. A questo punto non è che c'è più tanto da aspettare, a questo punto bisogna per forza di cose attaccare, eh. I creep sono finiti, quindi voglio vedere dov'è. Lui qua di nuovo mi darà un colpo di mappacca, però insomma semplicemente l'ho attaccato, non è che ho fatto niente di che. Qua vedete, qua lo faccio vedere, di solito non li pubblico questi video, però insomma a volte quando ci sono delle persone che offendono è anche bene far capire ai nuovi, secondo me, giocatori l'importanza di comportarsi sempre bene verso il prossimo. Cioè voi non sapete mai chi c'è dall'altra parte, però se vi comportate bene a priori sapete che state facendo la cosa giusta. Allora, qua ci sono dei draghi fatati, sono fortissimi perché fanno dei danni a ogni unità che utilizza una magia. Vedi, sparano dei fulmini, la loro armatura diventa mostruosa. Quindi casomai fate un pensierino a neutralizzare prima questi. Ok? Il paladino con lo scudo è molto forte. Qua ovviamente, come vi ho detto, ho fatto il focus sui draghi. Il paladino assorbe un sacco di danni. Eccolo qua. Poi nel momento in cui magari lo scudo finisce si può anche iniziare a tornare nelle retrovie. E qua, devo dire, ho trovato un ottimo ingaggio. Forse lui, secondo me, qui poteva utilizzare un teletrasporto per arrivare qua. Questa era veramente una strettoia che non ha favorito per nulla.
secondo me il suo ingaggio. Comunque partita, devo dire, anche perché quando ti offendono così, segno che vuol dire avete giocato anche, anche bene. Qua nel finale, mi permetto di dire, just a skill. Che poi mi viene scritto male, però. E partita, devo dire, giocata bene, guardando anche poi quelle che sono state le mosse dell'avversario. Sta a voi poi scegliere il secondo eroe. Io personalmente preferisco fare la naga quando vedo il Demon Hunter, quindi. E ricordatevi che quando fate recitare così un avversario, segno che avete giocato bene. Detto questo, io spero che la partita di oggi vi sia piaciuta. Vi ringrazio molto per la visione di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. E un salutone, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao ciao!